Buonasera a chi mi segue su YouTube. Ricordo che per chi mi segue su Instagram con le dirette potete vedere tutte queste dirette in differita sul mio canale YouTube Cammino Spirituale. Allora, per chi non mi conosce, mi chiamo Elisa, sono un'operatrice olistica specializzata in percorsi per le fiamme gemelle. Perché per le fiamme gemelle? Perché sono una fiamma gemella riunita da quasi 3 anni e quindi ovviamente quello che so meglio è la mia vita. Allora, vediamo un po' oggi chi c'è in questa diretta. Lara, ciao, ciao Emanuela. Allora, oggi volevo affrontare un tema che mi ha fatto venire in mente ieri una ragazza con un commento sul canale YouTube, ovvero il maltrattamento, no? Allora, cioè, ovviamente sempre in connessione con il nostro tema fiamme gemelle, accoglienza, comunicazione con il cuore e così via. Allora, una cosa importante è non fatevi mai maltrattare, ok? Né maltrattamento psicologico né maltrattamento fisico, queste cose non le accogliete. Fiamma, anima karmica, anima compagna, anima gemella, chi se ne frega, ma la violenza non va accolta. Io sono di questa idea, ok? Perché non permettiamo alle persone comunque di farci del male, ok? Che dobbiamo imparare lezioni, va bene qualsiasi cosa, però non permettiamo alle altre persone di farci violenza né fisica né psicologica, perché ricordatevi sempre che anche quella psicologica è una forma di violenza. Ora Lara purtroppo non prende sì, a volte tata lo so che a volte va e viene, ma non ti preoccupare perché poi lo puoi vedere su YouTube in differite, per quello che poi in contemporanea faccio anche una registrazione su YouTube perché so che c'è questo problema di presa internet. Quindi tornando a noi, mi raccomando, accoglienza non significa accogliere qualsiasi cosa ti facciano, perché se no non sei spirituale, perché se no sbagli nel cammino, assolutamente no. Questo perché? Perché probabilmente, e sottolineo probabilmente, perché poi lì bisognerebbe andare a fare un viaggio sciamanico per andare a vedere il perché preciso delle situazioni per comprendere meglio, però di norma nel 90% dei casi, quando sei di fronte ad una persona, che ti porta violenza psicologica o fisica, ripeto, nel 90% dei casi, si ha anche un karma molto molto pesante da sciogliere. Perché? Perché magari in qualche altra vita, lui, o lei, a prescindere se tu sei uomo o donna, era magari proprio il tuo carnefice. Quindi in questa vita invece tu devi apprendere a liberarti da questa violenza. Come? Prima di tutto sciogliendo il karma, ok? Poi lavorando comunque anche su di te. E soprattutto sul tuo potere personale, sulla tua divinità interiore. Perché se tu, per esempio, hai il trauma dell'abbandono o il trauma del rifiuto, anche se questa persona ti fa violenza psicologica o violenza fisica, tu pur di non essere abbandonata subisci. Oppure anche chi ha la sindrome della croce rossina, ovvero che si chiama anche la sindrome di Wendy, ovvero io aiuto tutti perché sono tanto buona, tipo Candy Candy, no? Non so se hai presente il cartone animato, se sei abbastanza vecchia come me. Tipo Candy Candy, che sì, aiutiamo tutti quanti, anche se mi schiacciano, anche se mi dicono le parolacce, però io devo aiutare, perché se no tu non mi ami se io non ti aiuto, capito? Quindi possono esserci tutte queste dinamiche interiori inconsce,
che non ti permettono di staccarti da una relazione che è dannosa, che è tossica. Ok? Anche se fiamma, ragazzi, non sfociamo nelle relazioni tossiche. Quindi non attacchiamoci in maniera spasmodica a persone tossiche, a volte scambiandole per fiamme proprio per queste dinamiche. Mi raccomando, se avete il dubbio che una persona che vi crea una violenza psicologica o fisica si affiamma, mi raccomando, scrivetemi. Perché è necessario comunque guarire tutto questo per staccarsi. Anche se avete dubbio che sia karmico, anima gemella, per una situazione del genere so benissimo che si ha bisogno di aiuto, non c'è nulla di male a chiedere aiuto. Perché? Perché io comunque passo da varie violenze psicologiche. Addirittura avevo un mio ex storico malato, questo è, cioè, questo proprio stava male, ma seriamente. Avrò avuto 18 anni o 17, no, io avevo 21 anni, lui 18, appena compiuti, quindi un bambino. Beh, anch'io non è che fossi adulta a 21 anni, però già ero più grandina. Cioè, sto pazzo. Addirittura, se io andavo a farmi la doccia, lui mi chiamava e io non rispondevo perché andavo a farmi la doccia, mi dava della puttana perché ero a letto con qualcun altro, per il semplice fatto che non rispondevo al telefono perché magari stavo facendo la doccia e questa è proprio proprio la tipica sua, oppure io ero in periodo tesi per il diploma, ero tutta impegnata a scrivere la tesi e non è che stavo attaccata al telefono ad aspettare lui che mi chiamava, cioè avevo altri cazzi per la testa, anche perché io sono sempre stata una persona molto indipendente, sempre molto poco appiccicosa, appiccicata al telefono, cuoricini, bacini, no, no, non sono mai stata molto appiccicosa in questo senso. Cioè, sempre questi attacchi io ero distrutta psicologicamente. Cioè, io addirittura gli dovevo scrivere un messaggio ogni volta che andavo a fare la doccia: guarda che vado a farmi la doccia perché se non ti rispondo almeno. Cioè, una vita di merda, ragazzi, veramente una vita di merda. E dopo 11 mesi sono riuscita a mollarlo ma non mi ricordo se per WhatsApp o per che cosa, e addirittura mia madre mi ha portato fuori a cena per festeggiare, perché questo era veramente fuori. Altro esempio mio della mia vita è con il mio ex marito, cioè un altro era un narcisista con tantissime ferite interiori. Ma veramente una valangata, era una persona molto molto ferita e molto sofferente. Questo sì, però il fatto che lui aveva questo meccanismo, io sminuisco te in modo tale che io mi sento più figo, ok? Quindi autostima me l'aveva messa sotto i piedi, il mio potere interiore, ciao, e non sapevo nemmeno più che cosa fosse, e la mia divinità interiore ancora meno. E quindi spesso a farmi il teta e tutto quanto per appunto andarmi a togliere, ma tutte queste pippe mentali che mi faceva, eccetera. E poi, cioè, lui è stato la persona più difficile da lasciare. Infatti, eravamo separati in casa perché io comunque io sentivo sempre un obbligo nei suoi confronti. E meno male che poi dopo è arrivata la fiamma a darmi l'out, però anche con il suo intervento comunque è stato veramente, veramente difficile.
Quindi comprendo benissimo quanto sia complesso staccarsi da queste persone, perché ti creano veramente delle turbe mentali e anche inconsce che creano un attaccamento energetico veramente, veramente forte e non riesci a staccarti, cioè fai veramente una fatica bestiale. Quindi io so benissimo quanto sia complesso veramente staccarsi da queste persone perché ti creano ganci psichici fortissimi e quindi magari una persona può pensare, cavolo, io non riesco a staccarmi perché è la mia fiamma e ci può stare come pensiero. Però per esempio il mio ex marito era un'anima compagna e karmica. Ok, quindi non andiamo a scambiare questi attaccamenti energetici con fiamme gemelle. Ok? È importantissima questa cosa. E se invece è proprio fiamma, in ogni caso non sottostate a tutto questo, ma riprendete in mano il vostro potere. E la vostra divinità interiore, perché in questo caso non siete voi che dovete guardare qualcosa in voi, ma sono loro che hanno tantissima sofferenza e si aggrappano a voi con tutte queste manipolazioni mentali perché sanno benissimo che grazie a questa manipolazione poi voi vi attaccate ancora di più a loro e non vi staccate più. Quindi davvero state veramente attente perché sennò poi uno va fuori di testa con queste persone. Questo era il mio messaggio di oggi, molto chiaro, molto semplice, molto terra terra. Però penso che sia veramente un messaggio importante perché troppo spesso io vedo che si scambiano rapporti tossici e che ci fanno del male veramente inutile, un male inutile, un male che non è per crescita, ma è veramente un male per un karma. Ok, che sì, ok, hai da apprendere comunque qualcosa perché qualsiasi anima ci fa prendere qualcosa, ma non esageriamo in questi casi, ok? Scusate, sono sereno. Stiamo comunque lucidi perché sennò si può arrivare veramente alla follia con cioè, queste persone perché ti tirano proprio scema, ok? Quindi, se ti trovi in una situazione di questo tipo con violenza fisica o psicologica, prima di tutto, il mio consiglio è denuncia, ok? Perché comunque va fatto in ogni caso qualcosa, perché anche la violenza psicologica è un reato, ok? Ormai anche in Italia è considerata un reato. È vero che a volte fanno poco, però comunque il mio primo consiglio è denuncia. Secondo, mi scrivi perché comunque so i danni inconsci che fanno queste persone, perché anche io li ho vissuti sulla mia pelle, grazie alle mie conoscenze li ho superati alla stragrande. Quindi, visto che anche io ci sono passata con ben due persone, so i passi da fare, ovvero che si può fare un theta healing, un viaggio sciamanico, Shambhala Reiki. Poi, ovviamente, mi scrivi, si prende un appuntamento e vediamo insieme l'approccio più adatto a te, alla tua storia, al tuo modo di essere. Ok, perché per alcune persone il theta è troppo, per altre invece il viaggio è troppo. Quindi per andare a capire qual è il modo più giusto per te per affrontare tutto questo, prima si fa un appuntamento gratuito, il primo, cioè per andare a capire con quale tecnica andare avanti e per comprendere bene la tua storia, per entrare in connessione con te e per lavorare al meglio con te.
per farti uscire da una situazione di questo tipo, ok? E da farti uscire a testa alta stando bene. Ovviamente tutte queste tecniche si possono sempre conciliare con tecniche psicologiche. Una cosa che io consiglio in questi casi, una terapia psicologica, che non c'è nulla di male, ragazzi, ad andare dallo psicologo, cioè assolutamente. Quindi si possono assolutamente unire la terapia psicologica con un teta o con un viaggio sciamanico, perché non cozzano assolutamente, anzi, uniti fanno ancora di più. Ok, quindi niente ragazzi, questo è quanto per oggi. Volevo solo darvi questo messaggio che secondo me è veramente importante. Quindi se volete intraprendere questo cammino, mi scrivete una mail, elisasilviacoda@libero.it, oppure mi mandate un messaggio su Facebook Elisa Silvia Coda, oppure mi potete scrivere ovviamente un messaggio anche su Instagram o sulla mia pagina Facebook, Il Diario delle Fiamme Gemelle. Inoltre ho anche un gruppo Facebook Cammino Spirituale. Questo è più o meno la panoramica di tutto. E ovviamente seguimi sul canale di YouTube perché così non ti perdi video, condividi e commenta. Ok, questo è quanto per oggi. Se avete domande, aspetto ancora un attimino a chiudere. Vediamo un attimino, mi sembra di no. Ok. Quindi vi mando un bacio grande grande, a domani perché ora cerco sempre di farvi un video al giorno perché credo che siano molto utili per tutti questi video, anche se piccolini, ma arrivano immediatamente al dunque, vedo. Un bacio, ciao a tutti! Ciao anche a chi mi segue su YouTube, al prossimo video, ciao!